Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suikoden 3. Non sto andando a esplorare al vuoto perché lì, vedete, c'è qualcuno che sembra essere un personaggio molto interessante. Ma quella... Scusa, che spada è quella? Oddio, sembra la Star Dragon Sword, ma spero di sbagliarmi. Che stai facendo? Edge, vendo. Stai vendendo quella... Ma è la Star Dragon Sword veramente? Stai vendendo quella spada? Nessuno vende me. Fin quando io sarò qui mostrerò a chiunque... mostrerò a chiunque voglia vendermi. Deve essere il mio segno di nascita. Sono sempre stato abbastanza aggressivo, comunque flammeggiante. Interessante, una spada parlante. Perché ce l'hai? Questo è l'affare. Per 1000 poch puoi affrontarmi in duello. Se vinci, la spada è tua. Sei tu il proprietario di questa spada? Puoi dire che lui è il mio servo. Per mia fortuna, per prima cosa, quest'uomo ha molti più capelli di quanto... Ah no, prima c'era quel tipo che non ha più così tanti capelli. E adesso questo tizio. Dice, è di regola per un, diciamo, per un proprietario pagare il suo servitore, per cui... Gli umani sono così deboli con, con tutti questi loro desideri e bisogni. Mangiare, bere, dormire. Bah, solo problemi. Sembra che sia tu l'unico che si sta lamentando. Molto divertente. Allora vuoi sfidarmi? Per 1000 poch? Va bene, accetto. Perfetto. Io salvo, nel caso si ricarica, perché 1000 pocci al momento sono senza soldi e non ne vale la pena. Ha due mani, quindi lui può usare la spada a due mani. Vacci piano con me. Suppongo che io ci andrò piano con te. Quindi lui farà un attacco, suppongo. E me sono infortunato. Minchia, quanto male mi ha fatto. Cristo. Sei meglio di quanto mi aspettassi. Di nuovo. Però lui mi ammazza ora, mi sa. Ah no, ok, non attacca. Bene, l'ho interrotto. Tempo di fare sul serio. Yes. Che cos'è questo? Tutto in difesa? Boh. Ciao. Spento. Totale. Ora ridammi i miei soldi, bastardo. Pensare che avessi perso. Prenderò la spada. Mi dispiace. So quello che ho promesso, ma questa spada mi è stata data da una persona molto importante. Non c'è modo che io possa cederla. Quindi stai stracciando l'offerta? Non posso darti la spada, ma posso condividere i poteri della spada con te. Puoi usarmi come utilizzatore della spada per tutto il tempo che lo ritieni necessario. Un atto reprensibile. Dopo che siamo stati sconfitti di nuovo, tu, folle ragazzo, mi dispiace. Ok, vedi, l'ho reclutato, easy. Tra l'altro figo, lui mi sembra molto figo. Che tra l'altro usa la Star Dragon Sword, quindi gli è stata data da Victor. Perché Victor la possedeva nel 2, no? Quindi... strano che non si sia visto Victor qui. Oddio, che cos'è? Capitano, questo posto sembra come ha detto quel vescovo. Dovremmo andare finché possiamo. Ah, quindi non posso... No, non posso guardare qui. Tra l'altro, non lo posso mettere in party, perché...
Non posso cambiare il party qua. Quindi c'è la locanda. Ma la locanda però mi fai entrare nella locanda. Almeno. Ma una papera. Che ci fanno le papere qua? Cioè, le papere le possono entrare? Allora, intanto. Ah, ma sono pieno di soldi, è vero, perché ho battuto quell'altro boss. Sì, c'era praticamente un gigante di roccia nella strada montana, dove abbiamo affrontato anche con gli altri personaggi, quindi mi ha riempito di soldi quello, è vero, me l'ero dimenticato. Ok, così mi sono curato. C'è qualcuno qui in locanda? Ok, non mi pare che ci sia qualcuno, vediamo. Ma le stanze, scusa, come sono? Sono sequenziali. Come cazzo sono combinate le stanze? Cioè, sono una dopo l'altra così? Cioè, io entro nella stanza di un altro per poter andare a fare un riposino? Non sono stanze separate? Ah, ma c'erano delle scale lì. Un secondo. Io parlo con gli NPC perché potrebbero darmi delle robe. A parte il fatto che vorrei vedere se effettivamente devo trovare altri martelli per potenziare le armi, perché non credo che il livello 10 sia il massimo. Negozio oggetti. Oh, un cliente? Cosa vendi? Lightning amulet. Lightning resist e counter. Armature? Cosa ci dai? Rarità. Maul Shield dal set delle talpe. Attenzione. Però abbassa un po'. No, vabbè, lascia perdere. Ma in tutto ciò, aspetta. Ecco, qui cosa c'è? Ma io voglio esplorare ancora un altro po', però. Ah, è lei. Ecco perché non potevo entrare lì. È quella dal villaggio di Caraia. È quella donna. Ehi, fermati. Ok, è uscito dal party. Qui c'è il mercante, ma non c'è nulla che mi interessi. Quindi sappiamo dove andare. Però prima guardiamo un po' cosa c'è da questa parte. Potrebbe esserci qualche altro PG. Qui mi sa che non possiamo entrare. Questo è il punto da dove i domatori di mantidi prendono il volo. Ok, andate via se non avete nessuno a fare da queste parti. Bene, quindi ora dobbiamo riscendere. C'è un modo veloce tipo per scendere le scale, no? No, niente. Ok. Quindi questa abitazione di chi è? Non c'è nessuno in casa. No, a quanto pare non c'è nessuno in casa. Benissimo. Ottimo. Very well. Ah, ecco, qui c'è. Perché sei così seccata, Iku? Non lo sono. E allora perché stai facendo così? Franz, perché devi essere sempre così? Così? Perché sei sempre così gentile con quelli di Armonia? Ci sono un sacco di voci per di quello che sta succedendo. Sei stato accecato dai soldi. Ho
O è a causa del fatto che sei solito condurre una vita molto lussuriosa con quelli di Armonia? Dovresti essere come lui. Al diavolo tutti quanti. Loro non sanno niente riguardo me e quello che faccio con i miei affari. Avanti, Igu, non dirmi che tu credi a loro. E lei è un altro personaggio da reclutare comunque. C'è una sorta di, diciamo, un pizzico di vergogna nei tuoi occhi in questo momento. Ah, forse è casa sua. Quindi ora forse è rientrato in casa? No, mi sa proprio di no. Madonna, le odio ste case a cipolla. Con tutti sti strati di roba. Che ti fanno perdere un sacco di tempo, tra l'altro. C'erano delle scale, però. Ci sono salito in quelle scale? Probabilmente sì, solo che non me ne sto rendendo conto. Oddio, e tu chi sei? Bello e fresco qui su, eh? Sì, però non è quello che mi interessa. Ok, niente. Quindi lui è sparito e non sappiamo dove sia. Succedendo? Ah, sono tutti qui? Mi dispiace, sono in ritardo. Mi sa che ora stanno andando verso il villaggio di Kisha. È il momento dove loro vanno verso Kisha. Così come il vescovo ci ha, diciamo, ci ha confermato, il Sacro Regno di Armonia vi porta a dei nuovi ordini. A causa, cioè, dato che voi siete gli allenatori avete queste abilità di addestrare le mantidi. Vi darò l'opportunità di diventare cittadini di terza classe. Se avrete successo nella prossima guerra, nella prossima battaglia, avrete la possibilità di diventare seconda classe nel Sacro Regno di Armonia. Ah, quindi visto che loro sono terzi cittadini, posso diventare seconda. Veramente? Se diventiamo di seconda classe. Ma. Silenzio. La regione a sud. Allora, no, l'armata regionale del sud del Sacro Regno di Armonia ha già oltrepassato la frontiera verso le Grassland. Voi la assisterete nella loro ricerca dei famosi Firebringer. Per prima cosa dovete andare verso il clan Saphir. Qualche domanda? Stiamo andando a combattere il clan Saphir, uno dei sei clan delle Grassland? Potrebbe essere il caso, ma noi originariamente siamo delle Grassland, quindi combattere contro di loro significa. Ma significa che potremmo diventare cittadini di seconda classe. Ma siamo dello stesso. Ma abbiamo lo stesso sangue. Silenzio. Lascerete il posto una volta che l'emissario di Caliera arriverà qui. Nel frattempo vi suggerisco di decidere verso chi riporre la vostra vera lealtà. Il messaggero di Caleria? Vuoi vedere che è il gruppo rivale nostro, quello che abbiamo incontrato la volta scorsa? Ehi, che sta succedendo? Non mi sembrano così entusiasti di questi ordini. Beh, perché vedi. Beh, io penso che vorrebbe, cioè, potrebbe essere difficile per loro da comprendere. Cioè, potrebbe essere difficile per te da comprendere. Che vuoi dire? Che non vuoi semplicemente dirmelo? Questo villaggio è comunque legato alle Grassland. L'hai sentito prima, no? Ecco perché a questo villaggio è stato permesso di vivere.
È questo quello che non riesco a capire. Che cosa significa gli hanno permesso di vivere? Hanno garantito il permesso di esistere fin quando loro stanno al servizio di Armonia. Adesso che a loro viene chiesto di combattere contro la loro stessa gente, hanno una difficile scelta da fare. Quindi loro sono delle Grassland, Armonia li ha occupati come zona, diciamo come appunto sì, come zona, però. E loro fanno sempre parte delle Grassland. Ecco, vedi, là sotto ci sono quei due che stanno parlando di nuovo. Qui non ci posso entrare. No, vedi, non mi fa entrare. Ma perché è strano che non mi faccia entrare qui? Cioè, perché c'è la maestra di Runa e la maestra degli incantesimi. Comunque devo andare sicuramente qui a vedere quest'altra scena. Non hai sentito Iku? Che cosa hai appena detto? Non stavi ascoltando? Cittadino di seconda classe. Avremo la possibilità di diventare cittadini di seconda classe. Ok, e cosa c'è di buono in ciò? Non capisci? Se diventiamo cittadini di seconda classe, non saremo più tassati così pesantemente. Saremo in grado di poter viaggiare liberamente e avremo il permesso di commerciare finalmente. Saremo trattati come dei veri esseri umani. Esseri umani. Iku. Quindi pensi che avere questo titolo di seconda classe vale la pena farsi trattare come ci facciamo trattare adesso? Iku, io sono stato forzato a lavorare alla Crystal Valley come uno schiavo e ho sempre sognato di ritornare lì. E quando finalmente tornerò indietro. E quando finalmente sono tornato indietro, ho realizzato che niente è cambiato. Siamo ancora degli schiavi, non abbiamo tante scelte. Noi siamo l'unica ragione che ci consente di vivere è perché abbiamo questo potere di allenare le mantidi. Quindi se sei così scontento di lavorare per Armonia, perché gli fai ancora tutti questi favori? Iku, non posso tornare a vivere come un uomo delle Grassland. 50 anni sono già passati. Quanta gente di Grassland ci ha aiutato a uscire fuori dal controllo di Armonia? Noi non siamo più un villaggio delle Grassland, non più. Quindi smettila di simpatizzare con tutte queste, con tutta questa vecchia nebbia, diciamo con tutta questa vecchia nebbia. No. Ehi, di che cosa state discutendo? Cos'è uno schiavo comunque? Ehi, Ayla, che cosa vuoi? Quelli sono quelli di prima. Sì, scusate, non volevamo ascoltare di nascosto. State avendo una discussione da amanti? Cosa? Amanti? Oh, mi dispiace, non volevo, non volevo, diciamo, offendervi. In qualunque modo, c'è qualcosa di più in questa storia? Sono fratelli, mi sa allora. Iku. Io sto mettendo in gioco la mia vita in questa missione. A prescindere da quello che tu possa pensare e quello che possono pensare gli altri abitanti del villaggio. Non avrò una seconda possibilità. Ho deciso di vivere. E adesso devo prepararmi. Addio. Franz. Quindi i mercenari di Armonia spiano anche i cittadini di terza classe? Minchia, un po' incazzato, eh? Un po' incazzatino. Non era nostro affare, scusaci. Oh, va bene. Avete sentito quello. Cioè, ho sentito quello che Franz voleva dire. Devo andare adesso. Puoi dirci qualcosa? Di cosa si tratta tutto? Io vengo dalla tribù dei Caraia e non conosco molte cose. Caraia? Dalle Grassland? Capisco. Venite, non è molto, ma è quello che ho. Grazie, grazie per avermi invitato. È stancante stare fuori a parlare.
Ehi, capitano? Capitano? Che dovremmo fare? Riguardo cosa? Perché state ad ascoltare loro mentre parlano di storie vecchie? Cioè, perché non andiamo a controllare quel vescovo? La donna che sta insieme a lui è quella. È la stessa che io e Joker abbiamo visto lì a Caraia. Sembra sospetta. Sì, totalmente. Quindi, capitano? Vediamo che cosa ha da dirci. La situazione potrebbe essere cambiata da quando siamo tornati da lì. Va bene, allora faremo. Io voglio te, Joker. E voglio che tu, Joker e Jack andiate. Sì, signore. E allora ci vediamo dopo. Quindi si sono divisi praticamente. Io ora ascolterò qui oppure prenderò i panni di Ace. Allora, che cosa volete sapere? No, mi sa che stiamo continuando qui. Di che cosa stavate discutendo? Beh, suppongo che ci sia un po' di confusione in una ragazza di Caraia. Sai quello che è successo nei giorni passati? C'è stata una grande guerra tra Armonia e le... cioè, la grande guerra che si è interposta tra Armonia e le Grassland. Sì. Bene. Gli allenatori di Mantide in Lebuq hanno, diciamo, si sono alleati, hanno, sì, vabbè, si sono alleati con le Grassland e con le armate, e con le armate formate da Joe, i Flame Champion. Ma ho sentito che le Grassland hanno vinto la guerra e che il Flame Champion ha vinto. Questo è come potrebbe sembrare agli occhi delle Grassland, ma in verità è tutto un po' confuso. Lebuq è stata forzata a diventare parte di Armonia alla fine di questa guerra e il Flame Champion è sparito. Le Grassland hanno ripreso la pace e noi siamo stati dimenticati. C'erano soltanto due scelte per noi, per noi che siamo caduti contro quelli di Armonia. La morte o la vita come cittadini di terza classe, in altre parole, come schiavi. Sì. Ma siccome abbiamo il potere di allenare gli insetti, ci è stato permesso di vivere come cittadini di terza classe. Quindi la gente sta, diciamo, la gente è d'accordo con tutte queste, è stato d'accordo con tutto questo per anni senza resistere. Perché? Beh, ecco. È qui dove appunto, diciamo, casca l'asino. I cittadini di terza classe sono stati presi dalla Crystal Valley e forzati a lavorare per quelli di prima classe. Sono stati portati qui pensando di essere come dei cittadini di Armonia. Ha funzionato abbastanza bene. Sono stati indottrinati fin dalla tenera età. Fin da bambini sono stati integrati nella società di Armonia. Ecco dove Franz è cresciuto, nella Crystal Valley. Ha senso. Penso che Fran, pensa, cioè Franz pensa di essere un cittadino di Armonia. C'è un nome che proviene dalla cittadina di Armonia. E allora questo significa che Franz è stato ingannato da quelli di Armonia. Silenzio. Ayla, non c'è una risposta semplice a questa domanda. Ma Capitano, c'è qualcosa di sospetto che sta succedendo. Il suo diavolo ha alzato le orecchie. Sembra quasi che anche gli allenatori di Mantide che proteggono l'altare sono stati forzati a partire. Io continuo a dire che tu hai capito male. Altare? L'altare? Oh, state parlando dell'altare state parlando dell'altare che si trova dove allenano le mantidi, dove alloggiano gli allenatori. L'altare degli allenatori di insetti? Ma che diavolo è questo? Beh, quando il Flame Champion ha invaso Armonia, noi. Quelli che sono rimasti al villaggio hanno continuato a combattere in parte con le Grassland. Il Flame Champion Joe ha costruito un altare al Monte Senai, al nord, e
e ha chiesto di proteggerlo, perché quelli, a causa appunto dell'occupazione di Armonia. Gli allenatori di insetti hanno incominciato a riferire che l'altare per l'appunto fosse di proprietà del Flame Champion e quindi st sono stati autorizzati a non distruggerlo. L'altare del Flame Champion, eh? È una probabilità di trovarlo dopo tutto. Che dovremmo fare? Non c'è motivo di restare qui se quel vescovo è diretto verso quell'altare, forse dovremmo andare anche noi a batterlo sul tempo. Iku, puoi dirci per favore dove si trova? Farò meglio di tutto ciò. Vi mostrerò la strada. L'altare del Flame Champion. Quindi lei si unisce, esatto, si è unito al party, ma penso che sia come guest. Sì, immaginavo. Ecco, vedi, ora le trame si stanno iniziando a fare molto più interessanti. Anche se io in realtà vorrei portarmi in party il tizio con la Star Dragon Sword. È che forse per cambiare il party dovrei fare tutto il giro e tornare al castello addirittura. Sarebbe un casino rifarsi tutta la strada. Però lo potrei fare. L'emissario è arrivato. Gli abbiamo già detto che ci uniremo alla forza principale. Mi aspetto grandi cose da voi, quindi fate bene. Tutti quanti, preparatevi alla partenza. Partiremo a momenti, quando sarete pronti. Quando saremo pronti. Iku. Franz. Sto andando via adesso. Desidererei che tu capissi il perché io sto facendo questo per il villaggio. No. La verità è che sto facendo questo per te. Tu sei ciò per cui io sto combattendo, ricordatelo. Addio. Franz. Sì? Va bene. Non cercherò di fermarti. Non sei quello in cui tu credi davvero. Ma per favore, sta attento. E assicurati di tornare indietro vivo. Lo farò. Iku, perché non l'hai fermato? Ho creduto ciò che la gente stava dicendo e ci credo ancora, però so anche che Franz sta facendo tutto questo per il villaggio e se io non gli credessi, chi dovrebbe farlo? Penso che gli serve un po' di speranza per, diciamo, per comportarsi bene o quello che è. Qual è la sua ragione? Ma forse è un po' troppo profondo, è troppo profonda per una bambina come te. Cosa? Chi stai chiamando bambina? In ogni caso, Iku, non abbiamo tanto tempo. Potresti mostrarci la via? Certo. Quindi adesso posso andare lì o ancora mi fermate? Perché, cioè, vorrei capire. Oh, finalmente ci posso andare. Cioè, il fatto che mi abbiano stoppato per tutto questo tempo è molto sospetto. Io ho paura che qui ci sia qualcuno. Ma qua ci sono altre stanze, però, dove si può entrare. Ah, questo è il maestro di rune. Ah, tu puoi mettere la runa del fuoco. Bene, mettila. Aspetta, che rune vendi? Tu vendi anche delle rune? Fire Lightning e Unicorn. Minchia. Finalmente
Effettivamente le rune sono molto poche nel gioco, eh? Cioè, nel senso, c'è poca varietà di rune. Ce n'erano molte di più negli altri Shuikoden. Allora, io credo che comunque per ora sì, abbiamo reclutato comunque qualche personaggio, ma secondo me tutti questi capitoli, cioè questi capitoli che stiamo facendo, sono tutti capitoli di trama che stanno preparando, diciamo, il terreno per quello che sarà il futuro. Io sono convinto che a partire dal quarto capitolo, comunque giù di lì, dove finalmente tutti i pezzi del puzzle saranno uniti e si avrà la possibilità di capire bene quello che sta succedendo, potrò reclutarli tutti in una volta i personaggi. Ho sta forte impressione. Ricordate la strada che vi ho mostrato prima? Vi porterà all'altare. Ti ringrazio. Stai, diciamo, stai forte, nel senso, resisti, ragazza. Ne hai bisogno con un così intenso fidanzato. Oh, grazie. Beh, adesso se potete scusarmi. Arrivederci. Iku ha lasciato il party. Vabbè, lei la potremmo reclutare poi con Franz, sicuro. Quindi che cosa sta succedendo al villaggio? Farà parte del regno di Armonia o delle Grassland? Non è facile da dire al momento. È difficile per la gente scegliere il proprio stile di vita quando il loro sangue nativo è così, diciamo, è così stretto, gli sta così stretto. Beh, io, Ayla del clan dei Caraia, non penso. Non mi immagino da nessun'altra parte. Questo è il tipo. Dice, questo, è così che si ragiona. Io sono Ace, il più abile e desiderabile uomo. È il numero uno del team della difesa. Risparmiami la tua adorazione. La tua self-adoration, la tua autocelebrazione. L'uomo più desiderabile, eh? Cosa? Non lo hai notato? Faremmo meglio ad andare. che è un fenomeno. Fermi. Aspetta, devo segnare la mappa. Capitano, non dire che non ti avevo avvisato. Che sono l'uomo più desiderabile, va bene, ok, eccetera, eccetera. Ah, ok, ci posso arrivare direttamente. Sì, va bene, andiamo. Volevo tornare indietro a prendere la Star Dragon Sword, però va bene così. Che poi, tra l'altro, qui nel Monte Senai dovrebbe esserci anche la possibilità di reclutare quello con le ali, che diceva che se ho un posto libero nel party. Questo non è divertente. Loro sono abituati a volare con quelle mantidi, mentre noi invece dobbiamo arrampicarci in questo, diciamo, in questo passaggio montano, senza poterci riposare un minuto. Perché cavalcare una di quelle cose quando posso fare una sorta di scala magica? Non prenderti gioco di me, vecchio. Ace che cavalca una scopa magico, quello che è, sarebbe qualcosa di interessante da vedere. Ehi, Jack, non ridere. Mi dispiace. Jack sembra un po' autisticino, posso dirlo? Tipo un po' tipo di quei ragazzi così. Va bene, direi che possiamo andare. Allora, io direi di salvare a questo punto. Visto che qua possiamo salvare, io direi che salviamo. E continuiamo la prossima volta. Continuiamo l'esplorazione. Niente, non mi ha fatto salvare. Sì, voglio salvare qui. Direi che sì, ci vediamo la prossima volta.